Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Mi stavo studiando una cosa, spegniamo il microfono. Mi stavo studiando una cosa che ho pensato di condividere con te. È qualcosa che sto, diciamo, esplorando grosso modo da una settimana. Ed è un qualcosa che io non direi un esercizio vero e proprio, ma musica, o comunque si tratta di suonare un brano. Vi spiego cos'è, cioè studiare uno standard. In totale autonomia, l'unico mio compagno di viaggio, diciamo, è il metronomo. Però con le varie sezioni di un arrangiamento vero e proprio. Farò un intro, tema, solo. Tema finale con una coda e chiusura, quindi come se suonassi con un gruppo. Allora, adesso lo farò su uno standard che neanche voglio dirti qual è perché è uno standard veramente noto ed arcinoto, super famoso. Anzi, scrivimelo tu nei commenti, vediamo chi indovina lo standard. Dai, spero siate in tanti. 1, 2, ah. A me sembra un buon modo di studio. Fammi sapere anche tu che ne pensi. Avete visto? In un punto ho fatto pure un po' un'indecisione, un erroretto, ma io questi piccoli errori li lascio nei miei vlog. Non ti sto facendo vedere come studio, non voglio fare dei vlog, dei video perfetti. Per quello ci sono altre cose. E allora, questa è una cosa buona, secondo me, perché ti dà la solidità della struttura, dell'armonia, del ritmo e soprattutto ti fa capire che sei tu il solista, sei tu il tema, sei tu la sezione ritmica, sei tu tutto
tutto questo. Non devi suonare con gli altri perché dipendi dagli accordi del pianista, dipendi dagli accordi del chitarrista o dipendi dal batterista. Tu non devi dipendere, secondo me, da nessuno, devi suonare con gli altri per aumentare, per elevare, diciamo, la tua musicalità e per creare insieme con qualcuno musica. Non devi suonare con gli altri perché hai bisogno di loro, se no ti perdi sul brano. Sembra un concetto molto banale, ma non lo è, secondo me. Mi è venuta in mente anche un'altra cosa. Si potrebbe applicare questo stesso procedimento a degli scambi immaginari con un batterista. Vediamo che succede. Allora, rimetto il metronomo. Vado. 1, 2, ah. Paticon con, paticon con, patipon ti frutta, fotte patatit, ah. Patatin ti catin tin ti catin tin frutta, frutta, ah. Tam patica un compare mufti produtta produtta pado pado da tum produtta pado Patico un computo, tu, patatico co, patico co, fruda, fruda, fruda. Patico un con, patico un con, compadre, ti, padu, patate, da 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 da. Scrivetemi nei commenti quanto sembro scemo a simulare la batteria con la voce. No, comunque scherzi a parte, dai. Secondo me questa è una buona cosa pure perché ti fa frazionare il chorus, quindi è più difficile tenere la struttura in questo modo. Fammi sapere che ne pensi, se ti sembra un buon modo di studio, anche se hai delle alternative, se hai un modo diverso di studiare questi argomenti. E iscriviti a questo canale se vuoi essere aggiornato sui nuovi video e se vuoi sostenere il mio canale YouTube. Ciao!